Ci sono personaggi, ma non tantissimi, che con la loro professione negli ultimi decenni sono stati protagonisti in prima linea dell'ascesa del vino italiano, dallo scandalo del metanolo all'esplosione di un settore che oggi traina l'economia nazionale e che ha conquistato tutti i mercati del mondo. Tra questi c'è sicuramente Giovanni Mantovani, che è entrato nella Fiera di Verona negli anni del rinascimento del vino italiano, ne è stato a capo come direttore generale fino adesso e che proprio oggi rimarrà sicuramente grazie alla sua passione per i fine wine negli ambiti del vino italiano e delle super consulenze per le aziende italiane. Wine News, che pure in questi anni è nato e diventato adulto e vaccinato, ripercorre con Giovanni Mantovani gli anni che hanno portato Verona Fiere e Vinitaly ad essere il punto di riferimento per il business del vino italiano in Italia e nel mondo. Ma è davvero il vino italiano il settore che ha segnato di più la tua carriera, oppure ce ne sono stati altri all'interno del sistema fieristico italiano? Il vino italiano è stato certamente un settore al quale ho dedicato tanta attenzione, però molta attenzione ho dedicato anche ad altri settori che hanno caratterizzato la mia attività con Verona Fiere. Penso al marmo, penso all'agricoltura, alla fiera agricola e perché no anche il freddo movimento terra è stato un settore sul quale ho costruito relazioni, amicizie e grandi manifestazioni che sono state importantissime nella storia e anche nella crescita delle infrastrutture del paese. E da ultimo citerei Fiera Cavalli, non perché è l'ultima, perché la fiera che abbiamo fatto per prima, quindi quella da cui tutto ha inizio in qualche modo nella storia di Fiera Verona. Però volevi fare l'avvocato, poi invece ti sei... Volevo fare l'avvocato, avevo degli amici avvocati, mi spingevano in questa direzione, qualcuno passò anche le notti con me a discutere, dai vieni a lavorare con me nello studio legale. Poi incrociai l'opportunità di fare il master in economia e fu per me un altro mondo che scoprì, che mi appassionò molto di più e perché no? Mi ha aperto poi una serie di mondi, fra i quali Verona Fiere. E Verona Fiere è stata l'opportunità che poi ho colto in quel momento e che magari in qualche momento avrei anche cambiato. Le opportunità ci sono state anche, però è rimasta talmente forte la passione per questa azienda che lì sono rimasto per un po' di anni. Beh, tanti anni, però passione per l'azienda, ma poi anche passione per il vino però. Beh, che il vino sia una passione non lo posso negare, nel senso che è il più bel rapporto che ho con mio nonno è proprio nel vigneto, in cantina, e quindi è una storia anche un po' di famiglia. E una bella passione e anche una passione professionale, nel senso che credo che ci abbiamo messo anche tanti contenuti e tanto lavoro per far crescere il vino italiano. Allo stesso modo si può dire che il settore quindi del vino è riuscito a trasformare la passione di milioni di persone in un business da miliardi di fatturato. È questa la vera rivoluzione che comunque ha fatto anche Verona Fiere? Diciamo. Beh, direi proprio di sì, nel senso che a partire dalla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, il vino italiano ha cominciato un percorso che è proprio questo, di diventare in qualche modo il più forte dei simboli del Made in Italy e Vinitaly il più forte dei simboli del vino italiano. Quali sono secondo te le due o tre tappe fondamentali di Verona Fiere con Vinitaly? Una è obbligatoria da citare perché me la ricordo come fosse ieri, la crisi del metanolo fu, come dire, una grande gelata, ma fu una grande gelata da cui cominciarono a crescere delle grandi opportunità, una nuova cultura del vino. Non che prima non ci fosse, perché se andiamo a vedere già nell'85-86, quando ho visto i primi Vinitaly, cominciavano ad esserci Giacomo Bologna, i primi nuovi vini di Takis, quindi era un percorso che era già, qualche vino siciliano che cominciava ad avere un abbrivio interessante, però eravamo ancora poca cosa, ecco, rispetto al mondo.
E poi, sì, dopo il metanolo tutti hanno accelerato ed è stata la svolta della qualità e anche della comunicazione. L'altra svolta che io vedo è quando all'inizio del 2000 tutte le aziende vinicole, tutte le cantine si sono impegnate molto di più a fare quello che non avevano fatto fino allora, perché non basta fare la qualità, bisogna anche comunicarla, bisogna, come dire, promuoverla, venderla al mondo, e credo che lì gli imprenditori vinicoli sono stati molto bravi e Vinitaly sia stato uno straordinario supporto. In quell'epoca poi partono successivamente anche le politiche europee a favore della promozione, le politiche del sistema regionale. Ecco, se c'è una cosa che citerei invece come una mancata opportunità, è la mancata opportunità di fare di questo un sistema coeso e forte, e quindi qualche colpo poi l'abbiamo perso, però alla fine è andata anche molto bene, perché oggi il vino italiano ha risultati veramente straordinari un po' in tutto il mondo. Hai conosciuto praticamente tutti i produttori di vino italiani e non solo italiani, e anche i loro figli. Chi ti ha colpito di più? Molti, ci sono storie straordinarie, imprenditori fantastici, agricoltori, contadini direi, anche molti sono rimasti dei contadini intelligenti, fantastici, e questa è una cosa che a me piace molto. Però se dovessi citare un nome fra tutti, e credo di non fare torto così a nessuno, citerei proprio Giacomo Tacchis. Fu una persona che per me fu una scuola di vita, e credo che lo sia stato anche per tanti imprenditori del mondo del vino, per tanti produttori, per tanti territori, quindi una persona che ha segnato in maniera indiscutibile il cambio di passo del vino italiano proprio a cavallo della fine degli anni 80 e di tutti gli anni 90. E a livello di territori, secondo te, di vino, chi ha lavorato meglio nella costruzione dei brand territoriali? Un po' tutta la Toscana ha lavorato molto bene, le Langhe hanno lavorato benissimo un po' dopo, ovviamente non posso non citare la Valpolicella che è esplosa a un certo punto, è cresciuta, e qui un territorio veronese, e anche un po' la ripresa della zona del Soave, che è tornato ad essere un territorio che si racconta nel mondo. È esploso il fenomeno del Prosecco, l'ho visto esplodere dal niente, e era un vino che si beveva a casa, come dire, quasi come seconda scelta sul vino spumante, ed è diventato un fenomeno mondiale. Però possiamo guardare anche la storia della Sicilia, e l'ho vista tutta in questi anni, è una storia straordinaria di prodotti eccellentissimi. Ecco, se dovessi dire cosa mi aspetterei da questo punto di vista dei vino e territori, sto aspettando ancora quella che secondo me è un po' una scommessa da vincere, che è quella della Puglia, e conto che di riuscire a vederla nei prossimi anni, perché c'è tanta cultura, tanta capacità produttiva, e adesso bisogna trasformarla anche in rapporto col mercato. E invece quali sono secondo te le occasioni mancate per il mondo del vino? Le occasioni mancate potrebbero essere tante, sono di più quelle che rischiamo adesso, quindi oggi siamo di fronte a un warning per il vino. C'è tutto il tema dei prodotti alcolici che agita l'Europa, agita altri mercati, e lì se non stiamo attenti, quindi se il nostro sistema del vino, se le aziende, se le associazioni di rappresentanza, se anche il governo non vigila in maniera forte, rischiamo di avere uno scossone vero rispetto alla percezione del vino nella vita quotidiana. Quindi guardo più al futuro e penso a questi rischi che sono incombenti, come l'altro rischio che oramai vediamo abbastanza chiaramente, che nel ridisegno delle politiche europee di investimenti per i prodotti come il vino, per i prodotti tipici, per i prodotti made in, possano essere ridotte, perché ci sono altre priorità, e quindi che questa sia un altro forte momento di difficoltà.
dobbiamo vigilare molto e lo faremo anche, credo, come Vinitaly, per quanto riguarda anche il mio impegno futuro. Una delle cose però importanti di Vinitaly è stato in questi decenni di diventare anche un polo di comunicazione del vino e di mettere a punto anche i tour promozionali all'estero, che è un'altra cosa che è legata, diciamo, alla tua visione. Negli anni Ottanta nessuno forse ancora pensava a termini di sistema fieristico. Beh, devo dire proprio che lì c'è stata, quella me la assumo ogni responsabilità e ogni colpa, e se c'è stato anche qualche vantaggio per il mondo del vino, anche qualche vantaggio, nel senso che più o meno intorno, quando iniziai a fare il capo azienda, quindi nel 98-99, più 98 perché 99 poi siamo già in Cina, costruii questa idea che una fiera non doveva essere una fiera che stava lì 4-5 giorni nel centro espositivo di Verona, venivano i buyer eccetera eccetera, ma l'idea che una fiera dura 365 giorni, quindi ha un continuum lungo tutto l'arco dell'anno. E partimmo con Vinitaly a fare delle iniziative all'estero, con il piede, come dire, forse il più sbagliato, perché andammo nel mercato più difficile che era la Cina, ci sbattemmo la testa per un po' di anni, però poi ce l'abbiamo fatta. E poi dalla Cina abbiamo imparato che si poteva andare, perché no, negli Stati Uniti, e abbiamo cominciato i tour degli Stati Uniti, la Russia, il Giappone, 2000-2001 andiamo in Giappone per la prima volta, e poi c'è tutta una storia del Vinitaly in Giappone e la Corea del Sud. E quindi sì, è una visione che ha portato, credo, io ricordo i primi 10 anni di quella storia lì del Vinitaly all'estero, c'era un gruppo di aziende che erano un centinaio o anche 150, dove c'erano tutti i più bei brand del vino italiano che viaggiavano con noi. Ecco, poi se devo dire una cosa, sai, l'OCM ha fatto scattare anche gli egoismi in qualche modo, ecco. L'OCM ha portato tante risorse, ha fatto scattare anche qualche egoismo, e quindi questa omogeneità di sistema è un po' venuta meno, però ci siamo anche strutturati meglio. Purtroppo poi c'è stata la pandemia, e quindi dove ci siamo strutturati bene, come in Cina, come in Sud America, come anche come in Russia. Adesso la Russia è dentro un altro tormentone, ma eravamo molto ben strutturati, e come in Nord America, lì ci sono stati 2 anni di gelata, adesso stiamo ripartendo. E credo che un'altra cosa che ha fatto bene al vino italiano siano due operazioni che targherei come internazionali, che sono da un lato l'Academy, siamo oltre 500-600 ambassador formati in questi ultimi 10 anni. E perché no, anche Opera Wine è un evento che ha dato un taglio internazionale al vino italiano che mancava, e altre cose si potranno fare ancora. Sì, anche perché è una partnership con la principale rivista mondiale, quindi è l'unica partnership che peraltro fanno anche in altri paesi. Sì, è una bella storia, una bella storia, è un gioiellino, è una gemma, ecco, è una gemma che mi piace ricordare, perché credo sia anche nel cuore dei produttori, che poi vedo che ogni anno se la giocano per essere dentro il novero delle adesso 150 aziende, quindi abbiamo anche fortunatamente allargato la platea, perché poi vuol dire che il vino italiano ne misuriamo quanto è cresciuto in termini di qualità e di reputation sui mercati. E per il futuro, secondo te, per continuare a avere successo nei mercati del mondo, che cosa devono fare le aziende, o comunque anche continuare a fare? Quali sono, secondo te, i settori su cui investire più risorse, dato che le risorse comunque ci sono? Non bisogna assolutamente perdere di vista, io credo, e ogni tanto lo facciamo, quelli che sono i cambiamenti dei trend del consumo e anche i cambiamenti dei trend geografici del consumo. E questo va fatto in maniera sistematica, cogliendo come si modifica il comportamento dei consumatori. E poi c'è tutto un mondo di consumatori da, fra virgolette, conquistare al vino. Questo non lo dico io, non lo scopro io, e lo dico perché
è ampiamente riconosciuto da tutti, e rispetto a questo bisogna adeguare anche gli strumenti della comunicazione, della promozione, che diventi anche più esperienziale, più profonda e più fatta anche nel momento giusto, nel senso che, per fare un esempio di una cosa che a me è rimasta fra le non vittorie del vino italiano, non è che tutto il rosé si fa in una parte del mondo, ne abbiamo di ottimo anche noi, però siamo arrivati quando gli altri avevano già pensato che il rosé era tutto Provence, Francia, e quindi adesso proporre un rosato pugliese anziché... è un po' più complicato. Cioè, quando si coglie un trend bisogna arrivarci subito, non dopo 3 anni, perché altrimenti ci arriva prima qualcun altro. E le fiere come dovranno poi anche in futuro cambiare, non cambiare? Hanno ancora un ruolo fondamentale, che è quello poi di far incontrare le persone? La fiera è ancora un evento centrale per le politiche di sviluppo dell'economia. Certo, andrà molto innovato, nel senso che, in fondo, perché uno viene a una fiera? Non viene per vedere le solite cose, perché quelle le può vedere da qualsiasi parte. Quindi ogni manifestazione deve avere qualcosa di forte che sia sotto il taglio, sotto il titolo, direi addirittura innovazione. Cioè, ti presento quello che c'è di nuovo in quel settore, quello che è già più avanti di quanto tu consumatore, tu produttore, tu buyer ti puoi aspettare. E questo vuol dire che saranno richieste anche professionalità molto più forti, molto più complete nel comprendere come cambiano i diversi settori, come cambiano i mercati. La fiera non sarà più quel mestiere, come dire, che tutti percepiscono come facile, diventerà un lavoro professionalmente molto forte e molto qualificato, sempre di più. Cosa c'è nel futuro del vino italiano secondo te? Sarà roseo, sì? Sì, sarà sicuramente roseo. Io un po' di vino continuerò a berlo e anche a parlarne e anche a vederne. Penso che non andrà in pensione però, dai. No, ci sono delle cose sul mio tavolo che riguardano da un lato una collaborazione che ripartirà a settembre con Fiera di Verona. C'è questa sfida da vincere di una nuova fase di sviluppo e di crescita e di cambiamento di Fiera di Verona. Guardando al futuro è quasi da ripercorrere quello che abbiamo fatto in questi 20 anni, innovare fortemente lo spazio espositivo e innovare di nuovo fortemente i prodotti. Cioè, quindi una nuova era, c'è da costruire. C'è da costruire e c'è da cambiare ancora, perché le fiere non stanno mai ferme, devono essere sempre dinamiche. E poi forse ho veramente voglia di recuperare un po' di tempo per dedicarmi alla presidenza della Fondazione della Comunità Veronese, che è un'altra piccola gemma di questa città, sotto il segno del dono, e chissà mai come oggi ne abbiamo bisogno, ne abbiamo necessità. L'ultima domanda è la più semplice: qual è il segreto del successo del vino? Del vino italiano? Sì. Che è buono. E poi? E poi che finalmente abbiamo imparato a comunicarlo, che non lo facevamo prima. E poi che abbiamo tanta storia da raccontare, tanto rapporto con il territorio, e che questo piace molto. Ma soprattutto direi una cosa, che noi non ci crediamo, ma l'Italia piace ancora molto nel mondo, e questa è una chiave che dobbiamo continuare a sostenere.